Benvenuti a tutti in un'altra entusiasmante puntata di Dottor Wisp, la trasmissione che è un vero e proprio servizio per coloro che fanno sport, per coloro che sport non lo fanno o lo staranno per fare. Questa sera il Dottor Wisp e il Dottor Alberto Darielli, specialista in medicina dello sport, titolare un po' per tutti noi di Sport Lab, che è un po' la nostra officina, il luogo dove andiamo a richiedere l'idoneità all'attività sportiva, anche delegato di SIC Sport. Dottor Alberto Darielli, che cos'è SIC? È la società di cardiologia dello sport, la quale contribuisce in maniera importante per i protocolli di idoneità sportiva agonistica. Quindi la società italiana mi ha delegato, per quanto riguarda l'Abruzzo, di divulgare questi protocolli nuovi. Allora è l'occasione per ringraziare il dottore, per fargli i complimenti per questa sua attività, ma entriamo subito nel vivo di questa puntata che sarà molto intensa, molto 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 interessante perché parleremo di doping. E ovviamente per non fare confusione, caro dottore, partiamo proprio dalla definizione di doping. Tutti ne parliamo, forse non tutti sanno effettivamente di cosa si Sì, tratta. dunque il doping sono le sostanze farmacologiche, la prescrizione o somministrazione di sostanze farmacologiche attive, biologicamente attive o pratica medica non consona al quadro clinico del paziente. Ed è proprio qui che vorrei andare un attimo a capire la differenza tra l'assunzione delle sostanze e le pratiche mediche non consentite. Allora, le sostanze sono questi quindi, prodotti che l'Agenzia dell'Antidoping Mondiale divulga annualmente e periodicamente e quindi scaricabili e evidenziabili. Quindi sono dei farmaci, diciamo che sono dei farmaci assumibili. Per Dico quanto riguarda subito a tutti i telespettatori che poi entreremo nel vivo sì. anche dei prodotti. La pratica è quella, diciamo, non è l'utilizzo di un farmaco, ma è proprio quella situazione che l'atleta va a creare, per esempio la classica camera ipobarica, oppure l'utilizzo di una trasfusione di sangue, quindi delle manipolazioni che vanno poi a alterare la performance e a mettere a rischio la loro salute. Diciamo che per dirla proprio con un termine moderno, come ha appena detto il dottore, tutto ciò che può alterare una Alterare. performance che sarebbe invece dovrebbe essere completamente naturale. Certo. Dottore, ma il termine doping è un termine nuovo, diciamo, ma Sì. da dove parte il doping? Perché non parte dai nostri giorni. No, allora, la pratica dopante è antichissima. Già nei tempi dell'antica Roma, Noi vediamo proprio. i gladiatori quindi utilizzavano erbe, utilizzavano funghi e anche cibi per poter combattere la paura nelle arene. Quindi questi gladiatori così insomma diciamo senza paura, ma utilizzavano quindi prodotti all'epoca naturali, ma secondo loro che avevano questa un'altra che davano loro un'alta capacità della realtà. Diciamo che l'obiettivo loro era proprio quello Ma di andare ad allontanare influenzare. la paura, il dolore, quindi funghi, allora c'erano dei funghi allucinogeni, delle erbe particolari, quindi diciamo che alteravano il loro stato di coscienza. Però c'è un momento particolare nel quale il doping nasce proprio con la nostra moderna Allora, concezione. intanto il termine dup pare che fosse dell'Ottocento perché i marinai olandesi, diciamo, utilizzavano delle erbe per affrontare le tempeste. Però come il concetto, l'agenzia, proprio il controllo nasce nel 67 quando morì sul Mont Ventoux Tommy Simpson, che fece scalpore, cioè questo atleta che morì probabilmente a causa di anfetamine e altri cocktail, e da allora quindi si fu la pietra miliare da cui poi partì il controllo, la lista dei farmaci e le agenzie che da allora in poi controllano L'attività oggi, l'attività antidoping è talmente complicata, ma anche molto molto importante, direi anche efficace, che ci sembra strano poter dire che prima della morte di Simpson in realtà non esistevano i controlli. No, beh, sì, anche perché diciamo che occorrono sempre certe situazioni per poter dare il via poi a dei controlli, a strutturare poi un meccanismo di controllo. Anche perché comunque le anfetamine,
già dalla guerra mondiale erano utilizzate anche nell'autowaffe per poter combattere, no? Facendo un bel passo avanti, oggi l'attività antidoping a livello istituzionale si va a concretizzare non solo nei controlli durante e dopo le competizioni, ma anche al di fuori delle competizioni, e addirittura è nata proprio un'agenzia che si occupa a livello mondiale dei controlli antidoping. Sì, la WADA, World Anti-Doping Agency, è l'organismo mondiale che emana periodicamente le liste delle sostanze e delle procedure vietate, quindi scaricabili sul loro sito, quindi a tutti gli atleti e non, e ovviamente l'atleta deve essere sempre a disposizione, il professionista a disposizione di questi organismi, i quali anche a sorpresa possono richiedere un controllo sanguigno e quindi in ogni momento della stagione, perché ci sono sostanze le quali possono essere dopanti sia in che out competition. Questo perché probabilmente il doping non nasce nel momento della competizione, ma può essere attivato già prima per arrivare poi ad una situazione alterata. Per avere un risultato, esatto. Anche perché non è il farmaco, la sostanza, la pratica, non è rivolta soltanto al momento della competizione, ma anche a costruirsi magari anche la struttura fisica per poter poi prevalere sul concorrente durante la competizione. Qui abbiamo, dottore, un riassunto di tutte le sostanze. Io direi di partire da qui, ma buttarci subito nell'analisi di quelle che sono poi le sostanze stimolanti, a seguire gli anabolizzanti, e poi attraverseremo le pratiche dopanti. Sì. Andiamo sugli stimolanti proprio. Sì, gli stimolanti sono le anfetamine, le cocaine, l'ecstasy, no? Sono sostanze molto molto frequenti, anche adesso forse anche un po' abbandonate per alcuni versi, ma sono sostanze pericolosissime, danno a livello patologico, possono dare appunto patologie quali patologie cardiache, cefalee, disturbi psicologici, altra una percezione della realtà, quindi ovviamente oltre è chiaro che questo poi sull'essere umano poi sono numerosissimi i pericoli, perché se io ho un'alterata visione della realtà, ovviamente anche a livello sociale rischio, certamente, e metto a rischio anche la vita degli altri. Vedevamo prima un contributo della realizzazione di una ragnatela che ci dà veramente la dimensione di quello che provoca nel nostro cervello l'assunzione di queste sostanze. Questo ragno che tesse la sua tela in maniera molto precisa e particolare. A sinistra, nello schermo. A destra è un ragno dopato con ecstasy e teste questa tela in maniera molto disarmonica, arrangiata, e quindi non ha più la percezione della realtà, non ha più la sua destrezza, e quindi ovviamente a livello umano poi non abbiamo più le nostre inibizioni, e quindi può capitare ciò che spesso accade anche poi dalle scoteche, cioè incidenti mortali e lutti frequenti il sabato sera. Diciamo che la lotta al doping non è semplicemente la lotta a chi vince per chi perde, no. È una lotta per preservare la salvaguardia della salute sia della persona che della salute pubblica. Andiamo ad analizzare un altro prodotto di cui tanti mi chiedono lumi, che sono gli anabolizzanti. Sì. Sono ormoni il cui capostipite è il testosterone. Ovviamente induce la sintesi proteica, sono gli atleti maggiormente coinvolti sono i culturisti e non ovviamente, quindi aumentano la sintesi proteica, la massa muscolare. Ricordiamo il primo atleta squalificato per doping da anabolizzanti fu Ben Johnson, il velocista, no, canadese. In questa foto vediamo appunto un atleta, non facciamo il nome ovviamente, però come cambia la sua corporatura in 2 anni. Ovviamente la massa muscolare aiuta molto l'atleta quindi la performance è veramente alterata. È talmente alterata in questo caso che dobbiamo specificare che le due foto rappresentano la stessa atleta a distanza di 2 anni. Ovviamente però l'assunzione, se da un lato crea questa esponenziale proprio crescita muscolare, dall'altra va anche a causare dei pericoli, certo, dei danni. Sono comunque aiutano, cioè, sono cancerogeni, quindi tumori prostata e vari organi apparati. Poi gli uomini diventano sempre meno uomini, le donne sempre più mascoline. Quindi
oltre a livello della procreazione, quindi che cambiano proprio l'assetto ormonale, ma soprattutto sono cancerogeni e quindi molto, molto pericolosi per la vita dell'atleta. Abbiamo parlato delle sostanze che vengono assunte, abbiamo parlato anche delle pratiche dopanti, fra queste diciamo che forse la più conosciuta, o almeno la più parlata, sono le trasfusioni. Sì. Che cosa sono e come si realizzano? Allora, il principio è uno, cioè quello di far sì che l'atleta abbia più globuli rossi in assoluto. Perché? Perché il globo rosso lega l'ossigeno, che è la molecola energetica per eccellenza. Quindi si pensa, più globuli rossi ho, più ossigeno lego, e più la mia performance migliora. Però ovviamente più globuli rossi ho, più il mio torrente circolatorio si intasa, più il sangue diventa denso, quindi ovviamente più creo un ostacolo e un affaticamento. Ecco, questa immagine è esplicativa, cioè i vasi sono quasi congestionati, quindi il sangue non fluisce più, e quindi ovviamente ictus, emorragie cerebrali e patologie cardiache è molto molto importante. Diciamo che a fronte di un aumento di globuli rossi, le vene, le arterie sono della occluse. Stessa grandezza, quindi non possono far altro, esatto, che rischiare di attapparsi. Così, oltre a trasfusione, così è l'utilizzo delle camere ipobariche, così è l'utilizzo dell'elettropoietina, che diciamo stimola la produzione di globuli rossi. Quindi farmaci utilizzati per i patologici, utilizzati poi invece dall'atleta per aumentare. Vorrei fare un accenno ad una sostanza che non è una sostanza dopante di per sé, che però può esserlo se assunta in particolari circostanze, l'alcol. Sì, dunque, l'alcol anche la WADA lo ha messo tra le sostanze dopanti, riferito ad alcuni sport in particolare ed alcuni dosaggi. Ma l'alcol di per sé, quindi oltre a ridurre l'ansia, la tensione nervosa, abbassa le attività riflesse, altera la coordinazione, ma soprattutto agisce come danni importanti sull'apparato epatico e sistema nervoso. Quindi è chiaro che da un lato l'atleta lo usa per tranquillizzarsi, quindi essere più rilassato in alcune circostanze, ma la sua assunzione ovviamente è dannosissima per l'apparato epatico in maggior specie, quindi vietato soprattutto per alcune categorie di atleti. Dottore, abbiamo tracciato una linea temporale che parte praticamente dagli, sì, antichi romani, passa per la morte di Simpson. Nel 2000 in Italia il doping viene recepito anche a livello legale. Che cosa accade? Che c'è la legge del dicembre del 2000, se non erro, che praticamente rappresenta un reato penale, per cui tutto ciò che sia l'atleta che utilizza sostanze dopanti, sia il medico che prescrive la sostanza o la pratica dopante è punito a livello penale. È stato chiarissimo il dottor Darielli, noi ovviamente ci rivedremo presso gli studi di Sportlab. Il messaggio deve essere chiaro, che la lotta al doping è una lotta che non vuole combattere nessuno, ma vuole tutelare la salute del singolo e della collettività. Ringraziando il dottor Darielli, saluto tutti i nostri gentili telespettatori e do ovviamente appuntamento alla prossima puntata di Dottor Wisp. Buonasera.